Ciao a tutti da Svideo, stasera siamo qui con l'attore Tony Milo d'Arco, che lo vedrete presto su tutti gli schermi, su Rai, Mediaset, Sky, un po' dappertutto. E dove ti vedremo, Tony? Ho detto un po' dappertutto, anche al teatro comunque, Anche cioè a io teatro, quindi al teatro. dappertutto, lo troverete un po' dappertutto. Stasera gli faremo una bellissima intervista, dico bellissima perché la faccio io. Viva la modestia. Viva la modestia! Devo dire che ho letto anche una tua bellissima intervista che ti hanno fatto a Moda, Spettacolo e Moda, e tra l'altro molto bella, e quindi mi ha incuriosito molto proprio per farti anche In tante pratica domande. ti sei ispirato a questa intervista, allora per farmi questa Ho intervista. preso anche un pochino spunto, qualche idea spunto per approfondire alcune cose. Io devo aspettarmi qualche spoiler della mia carriera. Sì, decisamente, decisamente. Comunque, come prima domanda volevo partire, cioè noi ci siamo conosciuti tramite YouTube, no? E su YouTube come nome avevi Tony Milo d'Arco. Adesso, da quanto ho capito, anche per la recitazione tu hai mantenuto questo nome d'arte. Questo nome da cosa deriva? Allora, in pratica, chi mi segue e mi seguiva sul mio canale, sa che io questo nome l'ho preso dalla mia vita privata e l'ho portato nell'ambito videoludico, non il contrario. Questo era un nome che io avevo quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, non proprio del cinema, ma della moda, ed era solamente Milo. No, solo Darko era, perché mi imposero l'agenzia di cui ne facevo parte di prendere un cognome d'arte, perché in questi ambiti non è possibile usare il proprio cognome se è un cognome, diciamo che tipo di città, tipo come il mio, Caiazzo, come anche Ercolano, come anche Napolitano, sono cognomi abbastanza comuni, e quindi per evitare l'anacromia, cioè che ci sono persone dello stesso nome, ti fanno dare un cognome d'arte. Non è una cosa nuova nell'ambito dello spettacolo e della moda, perché la maggior parte degli attori, non so se anche Rambova, però sicuramente Gabriel Garco, il suo non è né nome e né cognome reale. Non ricordo più come si chiama, mi sembra Pasquale, una cosa del genere. Anche altri attori nel corso della loro carriera si sono dati dei nomi e dei cognomi d'arte proprio per evitare questa cosa. Come il fratello anche di Michele Placido, che si chiama Gabriele Placido, lui si chiama Gabriele Amato come nome Sì, d'arte, sì, sì. per non richiamare le origini del fratello. A volte uno lo fa, ecco, anche per non essere paragonato al fratello e dire: ah, vabbè, il fratello di Placido, per questo è bravo. Cioè cercare di iniziare dalle basi e non avere una spinta sul cognome, cosa che non è assolutamente per quanto mi riguarda. Scelsi Darko allora perché mi piacque molto il film Donnie Darko, Beh, bellissimo. mi piacque la storia, e quando dovetti scegliermi questo cognome mi balenava in testa questo cognome Darko Darko. Molti dicono che me lo sono dato perché è un'acronimia di Garko, di Gabriel Garko, ma non Ah. è così, è solo una coincidenza, ma è più che altro per il film. Mi piacque questo cognome. E infatti sui miei vecchi bigliettini da visita, per chi mi conosce sul mio canale, c'è scritto Tony Darko. Lavorando con altre agenzie, inoltre mi hanno detto che non posso usare l'abbreviazione del mio nome, che poi è Antonio, ovvero Tony, e mi hanno detto che dovevo scegliermi anche un nome. Ho detto: ma perché no? Perché non usare il nome che uso su YouTube, ovvero Milo? Infatti parecchi di loro mi conoscono col nome Milo Darko, perché l'ho messo al canale, però più o meno anche tu mi conosci con Milo, no? Con Sì, Tony. Pochi sì. mi chiamano Tony, tra l'altro i miei familiari e qualcuno che mi conosce molto prima della Quindi moda. anche in TV vedremo Milo d'Arco allora. Ah, Tony Milo Darko, tutti e tre. ho Tony Milo d'Arco, anche lui. preferito mantenere anche il mio nome reale. Ok, perfetto. Allora, andiamo con la seconda. È sempre stata una tua passione la recitazione? Assolutamente sì, quando ero piccolo ho avuto, ma giusto per gioco, la coincidenza, la fortuna di lavorare in un progetto scolastico
che lavorava a stretto contatto con la Rapa Production, che poi è un'agenzia in cui in futuro ho anche fatto parte e ne faccio ancora parte. Poi ne parlerò in seguito nell'intervista con le domande che farai. Va E bene. questa esperienza mi ha portato su studi su set cinematografici e mi ha fatto innamorare di questa professione, ecco. Più che passione, che lavoro. Perfetto, perfetto. È vero che hai avuto una parte in un film di Guerre Stellari? Eccola, ecco, quella è l'esperienza che ho avuto. Chiamarla parte è un parolone, magari. Avessi lavorato con Natalie Portman e gli Eh altri sì. attori che c'erano allora per La minaccia fantasma, era Star Wars: The Phantom Menace. Allora, molti non sanno che molte criticano Napoli, la Campania, ma parecchi film americani vengono a girare qui a Napoli perché ci sono le bellezze architettoniche più belle del mondo. Infatti, Naboo. La scena di Naboo è stata girata alla Reggia di Caserta, ai giardini Sì. della Reggia di Caserta. E qui abbiamo fatto questo progetto scolastico e mi camuffarono da Jedi, da Padawan Jedi, nemmeno Padawan, era allievo perché ero piccolino, avevo 12 anni. Si vede me di spalle, cioè se prendete un fotogramma del film si riesce a vedere una parte, però chiamarla parte è un parolone. Ho fatto la comparsa in Star Wars. Più che altro è stata più un'esperienza mia personale che ho avuto a che fare con gli aiuti registi e addirittura a girare quella parte c'era proprio George Lucas e quindi ho avuto la fortuna di conoscere anche Visibly Bender. Non è che ci ho parlato, anche perché non sapevo nemmeno parlare in inglese, ero in italiano, so parlare solo inglese. Di vedere George Lucas all'opera, al lavoro. E vedere sempre visibilmente Natalie Portman e gli altri attori che hanno fatto infatti. parte di Star Wars. No, ma avere anche nel curriculum questa cosa, insomma. Guarda, a volte tendo a non metterla, l'ho messa solo nel mio curriculum artistico professionale che ho dato alle agenzie perché me l'hanno chiesto di metterlo, ma tendo a non metterlo perché peccherò di presunzione, di arroganza, ma non considero un bagaglio personale, fare un bambino di spalle in un film americano, cioè nessuno Sì, può ho attestare che capito. magari ero io, lo sanno chi ha girato, lo sa la Rapa Production, che alla fine è pure stato a scopo di stage, quindi non mi è stato nemmeno retribuito, quindi non ci sono nemmeno prove che ho fatto sta cosa. Quindi tengo a dirla perché me la chiedono, come me l'hai chiesta tu, però tendo a non parlarne perché non c'è una prova effettiva che sono io, anche perché avevo 12 anni, quindi se anche si vede il viso possono dire è un bambino chiunque. Quindi tendo a non usarla come bagaglio personale. A me sembra una cosa figa lo stesso, comunque. È rimasto il ricordo di quell'esperienza che poi mi ha portato anche a fare varie recite scolastiche, sai? Allora a cercare di non fare quello che si imboscava, a dire no, non voglio recitare, mi devo nascondere, e invece volevo fare tipo un ruolo secondario, un sì. antagonista, un antieroe. Protagonista no, non mi piaceva farlo, anche se in futuro poi c'è stata la possibilità anche di fare il protagonista a teatro, però. Perfetto, perfetto. Allora, ci sono attori del cinema che sono fonti di ispirazione per te? Assolutamente sì, e purtroppo sarò banale, però sono grandi attori, quindi chiunque li cita, come Marlon Brando, Alfred Jones Pacino, che poi è il nome originale di Al Pacino, poi Sean Connery, Alain Delon, sono attori magari non, nemmeno del mio tempo, però sono film che io ho recuperato poi in futuro e mi sono visto perché comunque diciamo Al Pacino l'ho scoperto con Il Padrino, anche Marlon Brando la stessa cosa, Sean Connery l'ho scoperto con James Bond, i primi film Sì. proprio, Indiana Jones, e poi dopo mi sono andato a recuperare tutta la filmografia perché poi sei un attore ti colpisce a vedere i loro film, rimanendo nell'ambito americano. Nell'ambito invece nipponico, Bruce Lee, Jackie Chan, che è quello là diciamo odierno, Ecco. perché anche lì si sta fa vecchio, però siamo lì, anche perché parecchi lo sanno, io praticavo arti marziali, quindi per questo mi ispiro anche a questi Dopo attori, c'è una anche perché domanda su questo. in alcune fiction mi hanno richiesto delle parti di azione dove uso arti marziali, cioè Yeah. delle
ne usufruiscono di questa mia dote. Bello. E comunque, invece, italiani, mi ispira molto Raul Bova. Raul Bova mi piace come attore, vabbè, non voglio citare i classici tipo Michele Placido, Mattioli, Christian De Sica, che comunque sono attori. Ecco, se vedi, io spazio un poco, non vado solo su attori di film d'azione, Sì, che mafia, fanno un po' ma di tutto, dalla vado più o meno. commedia al drammatico, perché Placido. Sì, perché comunque è un attore per me completo, cioè colui che riesce a fare qualsiasi cosa. È come non citare ovviamente Robbie Williams, che lui è la personificazione di quello che ho detto, cioè lui ha fatto di tutto, ha fatto Robin Godard, ha Williams. fatto il Infatti, ma mi è cazzo, dispiaciuto Tom troppo con Hanks, lui. cioè mo se stiamo a fa mattina, se ti devo citare tutti gli attori a cui ispiro. Sì. E in che ruoli ti vedremo nelle fiction che stai facendo, che stai svolgendo, che stai prendendo parte? Allora, innanzitutto io in passato ho avuto dei ruoli marginali perché ho fatto delle comparse in Carabinieri, Distretto di Polizia, Un posto al sole, lavorando tramite sempre la Lava Production e la Feci Servizi Cinema di Roma. Citerò queste agenzie perché ci faccio parte, quindi per questo le sto citando. Sì, benissimo. E faccio parte anche della Talent Scout FCS Production, per chi non la conosce, l'agenzia che si occupa dei volti emergenti di Gomorra la serie, ovvero si occupa di Carmine Monaco, Salvatore Esposito, Fortunato Cellino, Fabio De Caro, cioè tutti questi attori stanno tutti su questa agenzia in cui sono iscritto anch'io ed è comandata, leaderizzata da Raffaele La Rocca, personaggio pubblico che parecchi conoscono. E poi insieme a lui ho vari progetti che magari ne parlerò nel corso dell'intervista, perché sicuramente ci saranno altre domande riguardo il futuro, quello che farò. Attualmente sto lavorando per la fiction Camorra, che sarà una fiction di 12 puntate che andrà in onda sui canali Sky. Non è ancora deciso su quali canali, però andrà in onda su Sky. Non è una serie imitata, omonima della fiction Gomorra, in cui anche farò parte perché parteciperò ad alcuni provini che faranno per la terza serie, ma comunque sono provini dove devono solamente assegnarmi un ruolo, quindi già sono stato scritturato Ah, in bene, Gomorra bene. la terza serie. La fiction Camorra non è una serie ispirata o che va ad imitare Gomorra, alcuni stanno dicendo la rivale di Gomorra, assolutamente no. Noi dalla serie di Sollima ci distanziamo parecchio, diciamo la serie di Sollima, non voglio commettere, non voglio dire bugie, non voglio commettere, diciamo, qualcosa di cui potrei pentirmi, ma dirò una cosa che è stato lo stesso Saviano a dire: è un romanzo criminale, ovvero è una serie con fatti veramente accaduti nella realtà, però romanzati, cioè portati tutti a una serie di romanzi. E infatti si ispira, Gomorra si ispira molto al romanzo criminale dello stesso Sollima. Mentre la nostra serie sarà un po' più cruda, andrà comunque a mettere in risalto personaggi, ecco, di antieroi. Che cosa sono gli antieroi nella cinematografia? Quei personaggi che non sono eroi, che vanno contro legge ma che vengono comunque amati dal pubblico. Attenzione, vogliamo però dare un esempio alle persone che non devono essere modelli da rispecchiare per i giovani, come lo stesso Gomorra fa, però portandoli comunque a una serie di romanzo te lo fa comunque amare quel personaggio, mentre a noi lo andrete più ad odiare perché andremo a fare cose che la Camorra in realtà fa. Andremo a evidenziare e enfatizzare alcune scene di Camorra proprio per far capire che queste cose succedono veramente e che non devono essere imitate e fatte nella realtà da persone che non fanno gli attori, cioè fatele fare a noi attori che recitiamo e non fatele voi in realtà. Questo è il messaggio che vuole Indubbiamente, dare indubbiamente. la nostra serie. Spazierà tra una storia romantica e la storia criminale. Saranno varie sottostorie, ovvero io avrò un ruolo di, mi chiamerò Viking, sarò un affiliato degli scissionisti di Secondigliano, farò parte del clan di Secondigliano e anche io avrò un ruolo in questo film, ma non sarò un protagonista. Il film girerà attorno a quattro protagonisti,
che non sto qui a spiegarvi, però vi dirò che lavorerò a stretto contatto con Michele Cantalupo, che è un attore che è stato visto su piccoli schermi come Rex, ha fatto l'antagonista Rex, ha lavorato in alcune fiction come Carabiniere, non voglio sbagliare, però mi sembra che ha fatto queste cose. E è un bravo attore, seguitelo pure sulla sua pagina, sul suo profilo viral, Michele Cantalupo. Riccardo Avitabile, che è un altro attore che ha partecipato alla Gomorra, la seconda serie, diceva il contabile dell'Alleanza, anche lui è un bravissimo attore, ha molti progetti in futuro in cui lo vedrete, ed è uno dei protagonisti della fiction a cui andrò a partecipare come ruolo secondario, tengo a precisare, non sarò uno dei protagonisti della E serie. che si può dire il tuo ruolo? Sì, l'ho detto, sarò Ovi King, si chiama il mio Ah, personaggio. scusami, non avevo capito bene, scusa. E vabbè, poi il nome è stato scelto a causa del tatuaggio che ho sul braccio e niente. Diccelo, che significato ha quel tatuaggio lì? Vabbè, diciamo che il mio tatuaggio non è stato fatto per la serie che sto girando. Questo tatuaggio porta sopra King, che vuol dire re in inglese. La mia compagna ce l'ha, Queen, il negativo. E ovviamente chi mi segue sul mio canale sa che sono un appassionato di GDR e porta comunque la stilizzazione del cuore di Kingdom Hearts e la Keyblade di Kingdom Hearts. Solo la particolarità del significato del tatuaggio sta a significare momenti belli che ho passato con la mia compagna quando l'ho conosciuta, quando mi sono fatto il tatuaggio e lei si è fatto pure lei. Io ho un cuore bianco con sfumature bianche e una chiave nera con diciamo un portachiavi con il nome della mia compagna Giusy. Lei all'inverso ha una chiave bianca con un cuore nero e il portachiavi della chiave con il mio nome. In pratica sta a significare io ho la chiave del suo cuore mentre lei ha la chiave del mio cuore. E ovviamente non c'entra Bellissimo, nulla con bellissimo, bellissimo. è unico, l'ho creato io da zero, ho usato solamente alcuni stili di Kingdom Hearts, però poi l'ho creato io, l'ho fatto da zero con Photoshop e poi l'ho portato al tatuatore. Dicevo, sarà modificato con una V e con una I per dare il nome appunto Viking, Ecco. però non peraltro il mio personaggio viene chiamato Ovi King, nome tra l'altro dato da un mio carissimo amico e collega Gennaro Damiani, che in arte è Jenny Fenny, ex cantante neomelodico e oggi attore e protagonista sempre in questa serie. Sarà genio schizzato, sarà il mio boss Schizzato. praticamente. Io sarò il suo affiliato, il suo braccio destro. E mi ha dato questo nome per il taglio di capelli che ho, vedete, ho la cresta. E il fatto che io vesto con camicia e giacca, però poi alla fine il mio intercalare è cafone, tamarro, quindi sa significare Viking perché voglio fare la persona di alta classe e poi alla fine sono un obuzzurro nella serie, cioè parlo napoletano, dico parolacce, mi comporto in modo abbastanza oltraggioso, non da persona di alta classe come vesto alla fine. Dalle foto vedo delle cose tipo droga, storie di droga, oppure, o sbaglio. Sì, la fiction infatti si chiama Camorra e penso che la parola dica stesso tutto. E in pratica sì, tra narcotraffici, storie di, ti ho detto, sentimentalismo tipo la ragazza del boss, uno mano alla ragazza del boss, quindi adesso te la devi sposare, cioè porteremo comunque la realtà dei fatti a Napoli. La gente magari potrà dire stiamo ad enfatizzare le cose brutte di Napoli, assolutamente no. Questa serie sta a far capire che sono cose che succedono a Napoli, perché comunque la camorra c'è a Napoli, però allo stesso tempo facciamo capire che sono cose reali, è inutile dire, non bisogna nascondersi dietro queste cose. Cioè, io ho visto anche gli attacchi che sono arrivati a Fabio De Caro, l'attore di Gomorra, quando ha sparato alla bambina nell'ultimo episodio di Gomorra la sera. Adesso sto a far spoiler, Spoiler, però spoiler, ragazzi, spoiler per chi non l'ha visto. comunque l'intervista a un attore, se si chiede i suoi progetti futuri, farò spoiler a non finire su tutto quello che mi sarà chiesto, perché non posso parlare senza spoiler. E comunque è stato attaccato da persone, tu non devi sparare alla bambina, ma la camorra spara ai bambini, cioè perché nascondersi dietro questo? Cioè io mi chiedo, quando Al Pacino ha fatto il padrino, che ha sparato il fratello nella barca, fanculo, anche spoiler su un padrino, padrino. Tanto già a 30 anni C'è un sto po' film, di cioè anni, niente dai, ancora. c'è un po' di anni.
Comunque, in pratica, quando Al Pacino ha fatto sta scena, nessun americano è andato a dire: ah, la mafia non spara ai propri fratelli per Sì, 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 tornaconto sì, sì. personale. Cioè, purtroppo è la mentalità stupida e bigotta italiana, non napoletana, ma italiana, che tende a voler nascondere quello che qualcuno può usare per lucrare, perché parliamoci chiaro, i film sono fatti per lucrare, non dobbiamo nasconderci dietro sta roba. Cioè, i cinepanettoni perché vengono fatti, vengono enfatizzate alcune battute che venivano fatte, le barzellette? Perché è una cosa che va, è una cosa che piace alle persone. Alle persone piace vedere i fatti delle persone, piace vedere cosa è successo tanti anni fa, e perché nascondere magari a una nuova generazione quello che può fare la camorra oggi e quindi cercare di non farla imitare in futuro? Questa è la domanda che il nostro regista si è posto e per questo ha creato questa serie. Sarà molto più cruda di Gomorra, cioè ci saranno cose che in Gomorra non si sono viste, persone messe in pali di cemento, ecco, persone che tu esci col boss, col figlio del boss, e quindi te la devi sposare per forza, altrimenti ti sparano. Cioè, ci sono tutti questi aneddoti Sì. che gireranno attorno a noi personaggi, tra una sparatoria, tradimenti, tripli giochi, cioè più o meno quello che succede nella Camorra. Ovviamente non mancherà comunque il lato romanzistico che esiste in ogni serie. Ok, adesso abbiamo parlato dei ruoli che stai facendo adesso, ma invece a te ci sarebbe un ruolo particolare che ti piacerebbe interpretare? Guarda, io sarà perché amo il fantasy, io l'ho messo anche nella mia intervista su Moda e Spettacolo. Moda e Spettacolo si chiama, non Spettacolo e Moda. Ah, scusami, scusami, ho detto male prima. Hai fatto bene a No, no, correggermi. tranquillo. E trovare anche la sua pagina Google Plus, mi sembra che ha Moda e Spettacolo, dovete scrivere, Sì. ci sono anche altre interviste ad altri attori. Tra l'altro, gli attori della fiction Camorra sono stati intervistati anche dal giornale Metropolis, che è un giornale partenopeo che è uscito in edicola, quindi non vi sto a parlare di una serie amatoriale, ma vi sto a parlare comunque il regista è Max Bellocchio. Chi ama il film a luci rosse conosce anche Max Bellocchio perché è un ex regista di film a luci rosse. Non so se sta ancora continuando a fare film, ma questo non è un film a luci rosse, è un film che va a risaltare gli aspetti crudi della camorra. Quindi è stata anche una nuova sfida per lui fare un film di azione, thriller, che di solito lui è abituato a fare film porno, quindi anche per lui è una sfida. Tanti grandissimi registi sono partiti da quello, da film porno e film erotici, Non eh? solo registi, anche attori sono partiti da fare l'attore porno e poi passare a fare film di azione. Ah, per chi diciamo mi vuole, vorrebbe dire, ma non hai citato grandi attori come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger? Non mi abbiate a male, sarà che magari io opto per la qualità che l'immagine, cioè sono bellocci, sono personaggi che vengono messi là per immagine, come Gabriel Garco, però a livello di recitazione non voglio dire che Gabriel Garco non sa recitare, però opto più per un Raoul Bova sulla recitazione, che sarà anche un bel ragazzo, però quando vai a vedere Raoul Bova non spicca solamente il fatto che è un bel ragazzo. Sylvester Stallone a me non piace come recita, è bello, è un bel personaggio, i film che fa sono belli, però se devo paragonarlo a un Al Pacino, ecco che magari a livello di estetica pecca con Sylvester Stallone, però preferisco più la recitazione di Al Pacino. Cioè Sylvester Stallone non può fare il gay, non può fare il personaggio inutile, deve fare sempre il protagonista belloccio, figo, che si dà le arie, che alla fine vince tutto lui, come in Over the Top, Rocky. Cioè, mettetemi Sylvester Stallone a fare un antagonista, l'ha fatto, e non mi piace come ha recitato. Cioè, c'è stata Ognuno ha davanti a Spy i suoi Kids, mi gusti. sembra, e ha fatto l'antagonista, mi sembra molto forzato nella sua parte, No, quindi ma t'ho capito, anche perché se uno cerca un modello attoriale di un certo tipo, è ovvio che tu prima hai citato Marlon Brando, per esempio, è una recitazione completamente diversa. E poi ognuno ha le sue preferenze, quindi alla fine no, non ti devi scusare di niente, no, vabbè, però perché. comunque non li uccidare, essendo loro attori storici, cioè, quando parli di chiunque di cinema, ti nomina Rambo, Rocky, Terminator, quindi sono attori che ognuno menziona. Ho voluto dare il mio parere su questi attori, non li reputo, che non sono attori, però
penso che a livello di recitazione ci sia di meglio. Cioè, se domani io devo fare un film e avessi, sicuramente ho sbagliato tutti i termini verbali, ma me ne frega un cazzo, avessi una macchina del tempo per tornare a prendere, ritornare indietro a prendere attori giovani che oggi sono vecchi, prenderei quelli che ho citato, cioè Sean Connery, Alain Delon, Marlon Brando, Al Pacino, non Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e soci. Va bene, d'accordo. Allora, Di quanta cosa mi piacerebbe, perché poi non ho risposto, no, effettivamente. infatti, no, sì, abbiamo un po', Sviato. hai sviato un po'. Rispondi bene allora. Riguardo a cosa mi piacerebbe fare, guarda, io voglio studiare un corso di inglese, lo so che faccio schifo in inglese, però voglio studiare un corso di inglese per andare a fare provini per il Trono di Spade, che tra l'altro so che James Martin non sta nemmeno tanto Lo bene. scrittore, l'autore. E spero che non mi tira le cuoie mentre faccio questo progetto. No, spero Vorrei. neanch'io, dai, pure. Adesso ti metteranno non mi piace un sacco di giù i fan di Game of Thrones. No, vabbè, io sono un fan di Game of No, Thrones. ma Mi anch'io, per carità, ci mancherebbe. piacerebbe fare un provino e entrare in quella serie, non come comparsa, ma fare un. Uno degli Stark, magari, fratello di. Vabbè, non voglio spoilerare il Trono di Spade, è troppo ragazzi in mano, questo. No, ma se avessi potuto essere uno dei personaggi della saga, chi avresti voluto essere? E guarda, io prima non ho citato un grande attore che stimo parecchio, ma è Kit Harington, ovvero l'attore di Jon Snow. Che ti parrà strano, ma non mi piacerebbe fare Jon Snow. Con tutto che è una bella trama, una bella lore attorno, ma io rispecchio più per quanto riguarda il mio lato privato, è il padre, ovvero Ned Stark, Ah. che alla fine si scopre pure che. Vabbè, non No, voglio no, 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 spoilerare. no, 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 non spoileriamo. Che sono troppo. Lì ci arrivano davvero i dislike se spoileriamo. Vabbè, comunque chi l'ha visto ha capito a cosa mi riferisco. C'è Sì. un uomo tutto di un pezzo, non si è nemmeno presa la scappatella, va? Ecco. Che si menziona. Se l'avessi chiesto a una donna avrebbero tutti detto la madre dei draghi, penso. Sì, Daenerys. È un Oddio, dipende dalla personaggio donna, molto bello. eh. Ci sono donne psicopatiche che avrebbero detto La Cersei. regina! Beh, come personaggio è molto bello, anche quello. Mi piace come attrice, non piace il ruolo che fa, però mi piace come attrice. Mi piace anche come è fatta. Oddio, a me le donne di Games of Thrones non piacciono tanto. Devo Beh, essere sincero. Sono per lasciamele. l'abbondanza, a me piace l'abbondanza. Vabbè, a me non dispiace. Io Allora. sono più per le attrici porno, che ti dico. No, vabbè, ma cioè. Capisco. Va bene. Ci puoi raccontare qualche aneddoto successo durante le riprese delle fiction oppure no? Sì, perché no? Non è un problema. Diciamo che molte persone pensano che il nostro lavoro, anche io tra l'altro prima di salire su vari set, cioè avendo fatto una comparsa in Star Wars e alcune comparse in altri ambiti, pensavo che comunque il ruolo di attore era una cosa bella, di tagano, che fa mezz'ora di casino poi. E invece non è così, cioè partecipando al ruolo secondario in questa fiction e poi con altri progetti che poi ne parlerò durante l'intervista, altri progetti che devo fare, devo partecipare, mi sono reso conto che molte scene che noi vediamo, magari anche di 3 secondi, 4 secondi, c'è un bel lavoro dietro, sia per quanto riguarda lo staff tecnico che per quanto riguarda quello diciamo degli attori. Molte scene ripetute in continuazione, si fanno 30-40 scene, e non perché un attore sbaglia qualcosa, ma perché semplicemente si deve fare
una inquadratura diversa perché magari si vuole mettere quel discorso monologo di 2 minuti, tipo magari un attore che sta a parlare o gli sta a fare il solito sormone al cattivo di turno prima di ammazzarlo, invece di metterlo una sola inquadratura fissa e prendere lui che parla come adesso stai facendo a me, che magari può annoiare. Parecchi registi girano la stessa scena anche 40 volte per avere varie inquadrature e poi andare nella fase montaggio ad montarle. E un aneddoto che posso spiegare è che a volte capita di lavorare in progetti a low budget che uno magari può usare anche per avere visibilità. Ecco, il discorso che io faccio, se a me mi chiamassero, detto bene, chiamassero a fare che ne so, tipo un'ora rispetto alla Mediaset, e mi dicono tu devi fare la parte di uno che passa, compra il giornale e noi gli passiamo davanti con la telecamera e mi danno un tot di euro, non vi posso dire le cifre che prendiamo, è per questioni proprio di contratti, Ma non io non te possiamo le chiedo dirti neanche. che prendiamo. Per un tot di soldi, che sono soldi consistenti, qualche problema, dammi il giornale, fammi vedere dove devo andare. Però se io partecipo a un progetto low budget dove mi viene solamente pagato le spese, mi viene pagata una giornata fittizia e poi alla fine mi vuoi far fare l'uomo di spalle o l'uomo che magari saluta e non si vede nemmeno, cioè punto più la visibilità in quel caso, allora parlo con il regista, parlo con magari un attore principale, dico guarda, ma non è possibile, lo voglio fare pure a scopo gratuito, a scopo low budget. Però voglio almeno un po' di visibilità, avere un ruolo secondario. Posso fare anche un provino e poi il stesso regista decidere se, può, se è il caso darmi il ruolo o farmi rimanere comparsa. Cioè, comunque tendo a crescere nella mia carriera, perché cioè, non esiste il fatto di che avete conoscenze e riuscite a sfondare. Ragazzi, la prima cosa che dovete fare in questo lavoro, avete le conoscenze, sfruttatele. Però mettetecelo anche il vostro, cioè cercate di farvi notare dal regista, dalla persona che è sul set, non cercate di dire vabbè io sto là, ma che me ne frega, devo fare questa cosa. E mi è capitato, io avendo fatto comunque in passato corsi di posa cinematografica con Raul Bova, Michele Placido come tutor, corsi di dizione. Mi è capitato di avere comunque esperienza di set in confronto a persone prima esperienza. Non ho nulla contro le prime esperienze, però ci è capitato di girare una parte dove io entro nella casa di un boss e vengo perquisito. Non farò i nomi per questioni di privacy, ma posso comunque raccontare l'aneddoto. E mi hanno messo davanti dei ragazzi che gli ho chiesto: scusate, ma perché state qua? Eh no, io ho fatto il provino perché comunque ho visto questa cosa interessante. Ma tu che fai nella vita? No, io canto. E l'altro no, vabbè, io faccio il ballerino. Ok, nulla togliere ai ballerini e ai cantanti, ma io in passato ho fatto anche musical, però non mi sono mai azzardato a dire vicino a quello del suono, quello dell'audio, ah, ma la canzone lascia stare a mettere in playback, perché i musical, a meno che non sono musical di alto livello come Lorella Cuccarini, il musical di 3 metri sopra il cielo fatto da quel ragazzo che è andato da Amici, allora quelli sono senza playback, cioè fatti in live, perché cazzo, quelli sono cantanti, cioè se non Sì, cantano loro devo cantare io. Ma io il musical che ho fatto lo dico a prescindere, sono con compagnie amatoriali e con sto cazzo che cantavo, cioè era una canzone fatta dal cantante, io usavano ecco, la mia abilità, il mio talento nel recitare, nel fare la mia parte, ma le canzoni non erano cantate da me, infatti parecchie persone, quando poi mi chiedevano l'autografo, perché poi ti chiedono anche l'autografo, le persone che vengono a vedere, quel momento di fama, il famoso commento di Oscar Wilde, le persone nella vita avranno 15 minuti di fama, ecco, anche in una compagnia teatrale, quella è fama, chiedono l'autografo, mi chiedevano, ma sei molto bravo a recitare, ma a cantare te la cavi molto meglio. Per me era un'offesa perché ero io che cantavo. E dicevo, vabbè, ma quello è stato un cantante professionista che ha girato in sala registrazione e in playback. Però grazie che comunque hai apprezzato anche il mio lato recitativo. E dicevo, fate i ballerini, fate i cantanti. Cercate di seguire i consigli di persone, anche se magari vi state mettendo a fare una cosa
che fuori dal vostro vivere quotidiano. Cioè, se faccio il ballerino, non mi capita di recitare, mi capita solo di fare coreografie, quindi tutta roba montata. Se il regista, ovviamente, avendo 300 attori, perché Camorra dispone di 300 attori, tra al di là delle comparse, ci cioè siamo 300 attori tra ruoli secondari, figurazioni speciali, le comparse poi sono a parte. Ha 300 attori già da dare il copione, le parti e tutto il resto. Se ti dice, guarda, devi fare una perquisizione, cerca di entrare nel personaggio. Cioè, non credo che tu fai lo scagnozzo di un boss, tra l'altro anche importante, e io che sono di una banda rivale, però sto venendo a contrattare un patto amichevole col tuo boss, ma siamo sempre fazioni Sì. avversarie. Scendo dalla macchina, mi fai camminare come nulla fosse nel villino, la perquisizione, devo, cioè, conoscendo i tempi di regia, sono stato io a rallentare per farti passare avanti per poi mettermi la mano e perquisirmi. Cioè, un po' di creatività. Noi attori abbiamo anche l'improvvisazione. Eh sì, L'improvvisazione è è molto importante, cosa importante. che io posso assicurare quando ho un ruolo. Quando mi dicono di improvvisare, a me mi riesce difficile improvvisare. Perché? Perché poi non riesco a. Prima cosa, quando un regista ti dice: stai a una festa, improvvisa. Non è che puoi improvvisare chissà che cosa, cioè, io a una festa, per esempio, come mi comporto? Faccio casino, prendo le ragazze, me le metto sulla. Però non sai mai se puoi prendere la ragazza che magari ha un ruolo in quella parte, quindi È gli vai a giusto. spezzare i tempi registici, quindi non sai se magari portandola da te passi davanti alla telecamera e quindi alla camera. E quindi vai, diciamo, a fanculizzare il lavoro del regista che sta facendo in quel momento. Quindi improvvisare in quel momento alle feste io le odio, perché che devi fare? Fate finta di parlare, la cosa che odio di più, cioè non puoi nemmeno parlare, perché poi il regista ti dice: fai finta di parlare, racconta un aneddoto, ma non puoi parlare perché c'è il puffo che poi alla fine è il Per microfono, registrare e quindi esatto, capterebbe il microfono tutto anche se parli basso. da ambientale, non puoi parlare perché poi viene il tuo audio che va, diciamo, a sporcare quello degli Devi attori. fare il Quindi pesce praticamente, il pesce. per improvvisare devi mimare, devi fare in playback, che sono abituato a fare le canzoni in playback, quello che ho detto prima. E quindi che cosa succede? Che capita di imballarti, capita di non riuscire a improvvisare, quindi rimani là, fermo come lo stoccafisso. Quindi che cosa devi fare? Devi improvvisare, prendi un bicchiere, prendi una sigaretta, fai un discorso con una ragazza, prendi un cellulare e fai un selfie, soprattutto perché non è inventato ai giorni nostri. Ma questo ragazzo, se il regista ti ha detto: guarda, tu sei uno scagnozzo, questo sta bene a casa tua, lo devi perquisire. Cioè, un po' di buon senso, gli metto una mano, poi mi perquisisce sotto le braccia, ma che posso tenere sotto le braccia? Cioè, devo tenere qualcosa nei fianchi. sì. La cosa che poi mi ha fatto ridere, avendo io una borsa con soldi all'interno, lui, sapendo la scena che poi io giravo, che davo i soldi al boss, e quindi sapendo che c'erano soldi in quella borsa, è cosa che a volte uno non sa. Alcune scene vengono girate prima quelle che vengono dopo, ovvero se Sì. io devo entrare nella casa di boss e dare la borsa dei soldi, magari è successo che io già l'ho girata la scena che gli ho dato la borsa dei soldi, adesso giravo la scena. Perché si fa a volte questa cosa? Perché magari la scena è stata girata di notte, mentre magari l'ingresso deve essere girato di giorno, oppure magari quando siamo andati era l'alba, perché noi incominciamo a girare alle 6 del mattino, magari ancora doveva esserci una luce a tal punto da far vedere che noi siamo andati a mezzogiorno a casa del boss, ma non alle 6 del mattino, perché penso che nemmeno ci avesse accolto, ci avesse pigliato dopo cucina. E chi non capisce il napoletano, ho detto che nemmeno ci avesse accolto, ma ci avesse preso con il Sì, fucile. io ho capito. Quindi, questa scena, io avevo questa borsa. Ok, tu lo sai che ci sono soldi all'interno, ma questa scena viene prima della consegna dei soldi. Io sto entrando in casa tua con una borsa che ci può stare pure tritola all'interno, quindi facevo saltare tutti in aria. E quindi gli ho dovuto dire: guarda, mi devi perquisire la borsa, che cazzo, fa conto, fa pure una parte, però fa vedere. E infatti dopo il regista: senti, mi hai perquisito pure la borsa? E lui gli ha detto sì, perché gliel'avevo detto io. Fortunatamente questo ragazzo è stato
intelligente ad starmi ad ascoltare, ma parecchi di loro che vengono prima esperienza hanno l'arroganza di non ascoltare noi che comunque abbiamo una certa. Io non parlo nemmeno per me, parlo anche per attori che alla fine io sono agli inizi confronto a loro. Cioè, se a me un Riccardo Avidabile, un Michele Cantalupo, un Gennaro Damiani mi dà un consiglio sul set, o un Giuseppe Guastavero, se ci fate caso, ho citato il cast con i nomi propri della fiction, i quattro protagonisti, quelli diciamo importanti. Poi ci sono 290, come attorno, che sono bracci destri, affiliati, ragazza, amante, figlio, zio, nipote. Però questi sono i quattro protagonisti a cui gira attorno le vicende della fiction in 12 puntate. E se questi attori a me danno un consiglio sul set, ma cazzo, io con tutto che ho esperienza lo seguo. Cioè, non è che mi metto a dire, no, vabbè, voglio fa così, perché comunque che cosa ne va? Ne va che il regista magari ti fa rivedere la scena, tu ti scocci, quindi cominci a sudare, la truccatrice non c'è sempre, quindi comunque alcune scene le dovete fare velocemente. Quindi che succede? Che il regista arriva a scocciarsi. Quindi se ti ha dato una parte importante, che per me è una parte importante, se tu stai agli inizi, dire perquisisci questo attore perché comunque tu fai lo scagnozzo del boss, che cosa vuol dire? Che ti farà una ripresa sicuramente in primo piano, ti riprenderà le maniche e tu perquisisci, dato che io sono l'attore, quindi riprenderà anche te insieme a me. Cerca di entrare nel personaggio, perché se il regista si accorge che non è una parte tagliata per te, subito fa, cioè lascia sta tizio, Caio, vai tu. E ti sei persa una parte importante, cioè, dopo invece di fare la perquisizione, sta là fel palo con fucile in mano che ti si prende al massimo all'orecchio. Quindi, questo è il consiglio che do a parecchi di loro che vanno come prima esperienza sul set cinematografico: cercate di capire cosa vuole il regista e di entrare all'interno di ciò che vuole il regista. Perché vi dico questo? Perché io sono stato portato da Gennaro Damiani sul set, dovevo fare il suo guardia a spalle, non dovevo parlare. La mia parte era: scendi dalla macchina, apri la porta, fallo scendere, fai il piantone vicino alla macchina. Una ripresa che poi sta pure sulla mia pagina Facebook, dopo dove i contatti alla fine dell'intervista, che magari qualcuno, magari le metti pure sotto la pagina del Sì, tasso, magari volentieri. qualcuno può andare a mettere il mi piace, così c'ha le notifiche, perché sulla mia pagina metto anche dei casting aperti a tutti che potete andare a fare anche voi. Ovviamente non vi assicuro che vi prendono, ma potete andare là Beh, tranquillamente. ma è molto interessante, penso per tanti. No, perché io ho preso una cosa, io faccio l'attore, non il produttore. Ma parecchi di loro, non mi fai far entrare nel film che stai a fare, no? Posso dirti come fare a fare un casting, ma non è che posso farti entrare. Anche perché io attualmente, anche io faccio i casting, non è che in camorra mi ha portato questo mio amico. Devo fare la parte di un guardia a spalle. Ho fatto questa parte che apriva la porta. E in pratica è venuto il regista vicino a me e ha detto: c'è presenza scenica, mi piace come vieni nella videocamera, mi piace che ti ho dato il ruolo di aprire la porta, non mi hai fatto perdere tempo, cioè non sei stato impacciato ad aprire la porta, hai avuto uno sguardo serio, sei entrato nel personaggio, perché mi ha detto: cazzo, fai il figo che scende, apre la porta al suo boss, quindi sei una persona rispettabile. Entra nel personaggio, ho fatto la mia parte, gli è piaciuta. Trovate lo spezzone della parte girata, così vedete pure come è difficile girare una parte di 2 secondi, perché c'è tutta l'attrezzatura, c'è il regista che dice stop, un backstage, diciamo, però dura pochissimo, dura 1 minuto, mi sembra. Facendo questa parte, il regista mi ha visto e mi ha chiesto se volevo interpretare un ruolo all'interno della fiction. Ovvero di fare un affilato, da guardia a spalla sono passato ad affilato a miglior amico del boss. Ecco. Quindi io non ho fatto un provino per diventare quello che poi sono diventato, Viking in Gomorra, in Camorra, ma sono stato notato sul set che avevo presenza scenica, sono entrato nel personaggio. Mi ha detto: ah, ma cazzo, invece di farti fare quello che apre solamente la porta, ma facciamo che tu questa volta hai aperto la porta e non stavi alla riunione col boss, perché comunque era un guardia a spalle, non era un affiliato. Però nelle prossime scene che andremo a girare, comunque ti metterò alle riunioni, ti farò parlare.
E quindi ho avuto più spazio nella fiction. Attenzione, non sono diventato uno dei protagonisti, però ho avuto spazio nella fiction. E se domani a me il regista mi verrà a dire: guarda, il tuo personaggio per questioni di regia deve morire, io la cosa che gli andrò a dire al regista non è non farmi morire il personaggio, dai, fammi continuare. Perché questo, secondo me, non è una dimostrazione di professionalità. Quando il tuo personaggio ha fatto quello che voleva il regista e deve uscire di scena, deve uscire di scena. Io gli chiederò: montami una bella morte, montami una morte bella con enfasi, dai uno spessore al mio Un personaggio, non valore, un fammi certo valore. come un coglione, fammi fare una Ecco. bella parte di, cioè fammi mettere tutto me stesso in quella morte. Sapete perché? Perché l'attore è anche colui che sa recitare la sua morte, non fare il figo con la pistola in mano, fare il figo che fa il braccio di ferro, io so figo. Quello non è l'attore, quello è il personaggio iconico. L'attore è ben altro, l'attore è quello che sa impersonare la sua morte, il suo dolore, il suo dispiacere, fare il coglione. Parecchi attori fanno i coglioni. Coglioni per dire Sì, il no, ho personaggio capito, scelto e cosa no, intendi. non ungi da me dire diciamo cose offensive verso gli attori, cioè andate a recitare una Tony, parte. scusa se ti interrompo. Se per esempio il regista dice in questa scena devi piangere, tu riesci a trovare a piangere sul momento? Riesci a. Allora, se il regista mi dice questa scena devi piangere, io, come parecchi attori, chiedono il motivo, cioè se tu devi entrare in un personaggio, io non posso piangere perché mi è morta mia mamma e magari sto a piangere perché magari, che ne so, non ho vinto la bolletta il sabato, cioè comunque sono pianti diversi. Sì. Quindi cerco di entrare proprio nel personaggio, quindi gli dico: non farmi solamente piangere, dammi una battuta che devo recitare in quel momento, e quindi io attraverso quella battuta cerco di capire come devo piangere in quel momento. Fanno uscire le lacrime, sì, riesco a farmi bere perché riesco ad entrare nella parte del personaggio, ovvero questa è la cosa che mi dicono parecchi registi, che riesco ad entrare nel personaggio. Cioè riesco ad isolare l'Antonio Cagliazzo che sta a casa, cioè se ha problemi, a Ovi King nella serie Camorra, o Tony Milodarco su altri set che devi andare a recitare qualcosa. Va bene, perfetto.